al microfono. Mazzarella. Dunque, Mazzarella, voi sapete l'imputazione che vi è contestata, voi siete accusato di essere uno dei capi, dei promotori dell'associazione denominata Nuova Famiglia. Cosa avete da dire a vostra difesa? Che sono innocente, no? Voi siete stato già interrogato? Sì. In istruttoria? Sì. Confermate le dichiarazioni che avete reso? In questo momento l'imputato ha dichiarato la sua innocenza e si ha confermato gli interrogatori resi in istruttoria. Ricordate l'interrogatorio, il contenuto dell'interrogatorio, o volete che il tribunale lo elegga? Non ho capito. Ricordate quanto avete dichiarato? In parte. Volete che il tribunale vi rilegga le dichiarazioni? Allora si dà lettura dell'interrogatorio reso dal Mazzarella Ciro, foglio 13. Rispondere in merito a quanto contestatomi con l'ordine di cattura 8384. Prendo atto delle dichiarazioni fatte nei miei confronti da Laurea Achille, da Amico Pasquale, Zanetti, Salvatore e Riccio Luigi, che mi accusano di essere un capoclan e di aver appartenuto prima alla NCO e successivamente al clan Zazza e più ampiamente alla Nuova Famiglia, organizzando traffico di stupefacenti ed altre attività illecite. Ho preso atto anche dei riferimenti e fatti specifici, in particolare agli omicidi Catalano Antonio, al ferimento di Spavone Gaetano. Prendo atto che su questi ultimi fatti ho facoltà di non rispondere non avendo ricevuto contestazione precisa. Altro fatto a cui è stato fatto riferimento è l'evasione avvenuta in aprile 81 dall'ospedale Cardarelli. Nego ogni addebito. Non ho mai fatto parte di alcuna organizzazione camorristica, nemmeno di quella di Zazza Michele, mio zio. Anzi, questa parentela è stata sempre la causa dei miei guai. Anzi, non è mia questa ultima frase, non volevo intendere quello che è stato scritto. L'unico addebito che mi può essere mosso è quello del contrabbando di sigarette e niente altro. Per quanto riguarda il Laurea Achille, che io ho conosciuto in carcere a Procida, certo prima del 1980, già si sapeva nell'ambiente che era un confidente del direttore e del comandante delle guardie, per cui non è possibile che abbia potuto partecipare alle riunioni che mi sono state contestate. Preciso che io non ho mai partecipato alle riunioni contestate, mi ho fatto solo un'ipotesi. Il Laurea al di fuori del carcere non l'ho mai incontrato. In questa storia non capisco più nulla, in quanto sono stato accusato dal Laurea in particolare, e mi consta che parenti, o meglio sorelle della convivente del Laurea, hanno sparso la voce dell'imminenza del blitz e in tal modo sono venuto a saperlo anche io attraverso una persona di cui non posso fare il nome. Anzi, a dirmelo è stato mio fratello Vincenzo. Mi consta che Laurea avrebbe avvisato la sua convivente dicendole per telefono una frase convenzionale: le camicie sono pronte, qualcosa del genere. Per quanto riguarda le accuse degli altri, come mi viene ricordato, voglio solo dire che si tratta di pura macchinazione, essendo io del campo opposto, o meglio un parente di Zazza, per colpire lui colpirebbero me. In merito all'attentato da me subito nel marzo 81, preciso che non ho mai saputo chi siano stati gli attentatori né il motivo di questo attentato. Il defalco Salvatore, che mi viene contestato sarebbe stata la persona che mi avrebbe attirato nell'agguato in cui sono stato gravemente ferito, non posso escludere di conoscerla, ma escludo la circostanza che mi viene contestata. Il giorno dell'attentato, infatti, mi recai a Loreto Mare a trovare un amico di nome Antonio, non so altro, che era stato ferito con mio fratello Gennaro 4-5 giorni prima. Quest'ultimo attentato avvenne nella zona di San Giovanni. Preciso che mio fratello non fu ferito, appena uscito dall'ospedale, appena percorsi 100 metri a bordo della mia macchina fui ferito. Per quanto riguarda l'evasione a me compiuta dal Cardarelli nell'aprile 81, escludo ogni responsabilità di terzi, in particolare di poliziotti. Riuscì ad evadere unicamente eludendo la sorveglianza, in quanto, essendoci una grande confusione, uscendo dal bagno riuscì a confondermi ad altre persone e a raggiungere la porta del reparto e di lì l'ingresso dell'ospedale. L'evasione avvenne verso le 7-8 del mattino, non ricordo bene l'ora, forse anche prima. Ero in pigiama con vestaglia e quando uscii fuori salii direttamente su un tassì. In passato sono stato chiamato anche Oscellone, però devo precisare che questo è un soprannome di molte persone. Nella mia famiglia non sono chiamato in questo modo. La difesa a questo punto produce documentazione sanitaria e va bene.
Allora, confermate queste dichiarazioni. Sì. Dunque, circa il rapporto con Lauro, la conoscenza con Lauri, avete altro da dire al tribunale? No. È vero che Lauri è stato, si è rifugiato in una abitazione nella zona di Forcella, dove successivamente siete stato anche voi? Non lo so, non sono mai stato a Forcella. Non siete mai stato a Forcella? Mai. Né vi risulta che ci sia stato il Lauri? No, ma se io non ci sono stato, come faccio a sapere questo? Ma questo lo dichiara Lauri. Lauri dice lui, afferma di essere stato, appunto, di essersi rifugiato durante la latitanza in questa abitazione e che dopo di lui ci siete andato voi. No, addirittura a me è strana, vi andavo a Focella, non so, a chiedere. Perché è strana? Perché ci sono dei precedenti ben precisi, cioè a livello di processo. Spiegate un po' al tribunale. C'è un processo che mio fratello Vincenzo ha avuto con questi Giuliani, no? Cioè un diverbo, un discorso. Ah, si tratta di quel litigio a cui accenna De Caro nella lettera. Ecco, su questo litigio com'è che voi ne siete a conoscenza? Attraverso il processo. In quel processo? Sì. Ah, che ci sapete dire, insomma? Cioè, ci entraste in qualche modo voi in questo nel litigio? Nel modo più assoluto. Ah, però si dice, ecco, sempre a proposito di questo litigio, si dice che ci sarebbe stato, ecco, secondo una certa fonte, un vostro intervento, nel senso che almeno sarebbe stato detto a De Caro che ci sarebbe stato l'intervento vostro, cioè di Mazzarella Ciro, nei confronti di Vincenzo, che avrebbe messo a posto le cose. E De Caro sarebbe stato soddisfatto, insomma, di questa. Sì, ma non sarà, io questo l'ho letto anch'io, questa lettera. Secondo me è stato detto questo per placare gli animi, è chiaro, no? In base a quello che io ho detto, ma non è un è un modo di dire per calmare le acque, questo è il discorso. E come spiegate al tribunale, come mai che bastava il nome vostro, in un intervento vostro per calmare le acque? Io ho letto la lettera, non è bastato il mio nome. Sì. Ma hanno detto che io ero disposto a tagliare la testa di mio fratello, cosa assurda, no? Sì. Forse sarà stato questa a placare gli animi. Lui dice che hanno inventato questa circostanza per placare gli animi. Questo... Sì, sì, ho capito. Voi avete detto, appunto, parlando appunto della vostra incompatibilità con la zona di Forcella, che c'era un precedente fra vostro fratello Vincenzo e Giuliano. Ma qual è questo precedente? Ma c'è un processo, no? Vi hanno avuto un processo, si sono litigati. Parlate voi con... Questa la domanda è a voi, non a... Sì, vabbè, ma io non mi ricordo le date, i fatti, è chiaro, no? Però so, in linea di massima so, questo è il discorso. Che cosa? Spiegate un po', insomma, che processo? Oddio, che si sono litigati, signor Presidente. Chi? Vincenzo con questi Giuliani, mio fratello, no Vincenzo? Voi l'avete saputo perché c'è stato un processo su questo punto? L'ho saputo perché c'è stato un processo. Quale processo? Dove si è celebrato, insomma? Posso domandare all'avvocato? No, non potete domandare all'avvocato. Non lo so, a Napoli. Se voi avete detto, l'avete detto voi, non l'ha detto l'avvocato. Sì, ma io non posso ricordare. Dite perché al tribunale voi avete detto come prima cosa, non ci potevo andare perché c'era questa situazione. Ecco, esatto. Quindi l'avete spiegato. Ma non mi ricordo la data, questo discorso. Però c'è un processo. E in che consiste? Cioè, com'è avvenuto questo litigio, insomma, che situazione c'era, insomma, tra vostro fratello? Ma un fatto casuale, per quanto mi risulta, poi non so i dettagli. Questo. Cioè, c'è stata un'aggressione, c'è stata un'offesa, c'è stato... Che cosa? Si sono litigati. Uno sgarro, qualcosa, insomma... No, niente di tutto questo. Presidente, invece di chiedere la data... Chi si sono litigati? Un momento, dopo farete le domande. No, per chiarire a lei, Presidente, invece di chiedere la data del processo, che lui forse... Ma non sto chiedendo la data del processo, sto dicendo in che è consistito questo litigio. No, il fatto. Sì. La domanda è, volevo sapere in che è consistito questa situazione di contrasto fra vostro fratello e Giuliano. Non me la sapete indicare? No, come non lo so indicare? Il contrasto è così, per riflesso, no? Non so, se è mio fratello... Per riflesso a che cosa? Insomma, è il riflesso che mio fratello si è litigato con questa gente, è il riflesso che quello è mio fratello, no? Con chi si è litigato? Questo con uno dei Giuliani, non so chi, non mi risulta chi, cioè non mi ricordo con chi. Però uno dei Giuliani. Il motivo del litigio neppure lo conosciamo. Non in modo più assoluto. Ma mi sembra per cose banali, sempre. Per uno dei Giuliani, che intendete? Uno dei fratelli, famiglia Giuliana, cioè. Famiglia intesa come famiglia di sangue? Io intendo solo, quando parlo di famiglia, intendo solo famiglie di sangue, poi altre cose. Non mi risultano.
Voi avete mai abitato a Corso San Giovanni? Mai. Voi avete avuto un litigio con un certo Clemente Osarto? No, litigio no. Conoscete Clemente Osarto? Sì, sono stato sparato, ma non è che ho litigato. Siete stato sparato? Sì. Da chi? Da questo Clemente. Cioè, almeno lui disse che ho avuto un processo di questo, no? Ho capito. E come mai questo Clemente vi sparò? Non lo so. Non c'era nessun rapporto particolare fra voi e Clemente? Ma giudice istruttore, avete parlato di un litigio con questo Clemente? Avete parlato di un litigio? Avete parlato al giudice istruttore di un litigio con questo Clemente? Ma no, non è un litigio. Cioè, io sono stato sparato automaticamente, questo Clemente. Mi risulta poi dagli atti tramite l'avvocato che io fui sparato, non so chi mi sparò, però questo si fece arrestare dicendo che lui mi aveva sparato, questo è il discorso. Perché voi non vi rendeste conto al momento di chi era stato? Più assoluto, perché fui sparato alla schiena, no? Non è vero. Lettura, sì, delle dichiarazioni che avete reso a proposito al giudice istruttore su, sì, questo punto. Avete dichiarato, sono più grande Michele, vabbè. È vero invece che molti anni fa, forse era il 73, fui ferito alla schiena proprio da questo Clemente, almeno lui si imputò della cosa, per una banalità, a seguito di un litigio occasionale dinanzi a un bar di Santa Lucia. Quindi voi fate riferimento al giudice istruttore, vedete, ci fu un litigio. Come mai oggi ve ne siete dimenticati? Non è che non l'ho dimenticato, se non sbaglio. Pure, posso sentire un'altra volta? Oggi avete detto al tribunale. Sì, io non ricordo quello che ho detto adesso. Fui ferita alla schiena proprio da questo Clemente, per una banalità, a seguito di un litigio occasionale dinanzi a un bar di Santa Lucia. Non ricordo quanto tempo dopo il Clemente sia stato ammazzato. Esatto. Dunque? Ma questo è venuto successivamente dopo questo. Cioè, dal momento che io, quando mi sono stato sparato, sono stato portato all'ospedale e non sapevo chi era stato. Infatti, il PM che mi venne a interrogare. Va bene, questo l'avete spiegato, insomma, adesso il tribunale vuole sapere, insomma, sì, un po' le ragioni di questa aggressione che avete subito. Voi avete detto al giudice istruttore, sì, che c'era stato in precedenza un litigio davanti a un bar. Quale bar? Di Santa Lucia. Ora, sì, vi ricordate adesso che c'è stato questo litigio per una banalità, insomma, e di che cosa si trattò in particolare? No, non mi ricordo. Non mi ricordate. Se per caso è collegata alla sua attività di contrabbandiere? No. L'escludete? Anche il Clemente. Un po' più assoluto. Ma questo Clemente faceva il contrabbando? Ma non lo so, penso di sì, comunque non lo posso confermare. Va bene. Dunque, e parlateci un po' dei vostri rapporti con Zazza Michele, che è vostro zio. Sì. Ma avete avuto rapporti di lavoro con lui o no? Mai. Nel campo del contrabbando? Mai. Ma vi risulta che Zazza Michele operi in questo campo, cioè nel campo del contrabbando? Si dice. Cioè, poi non risulta per niente? No, perché non sono mai stato in società con lui. E con i fratelli di Zazza? Cioè, non fanno. Non mi risulta che fanno questo mestiere. Che cosa fanno? Che attività? So che fanno costruzione, ma non contrabbando. Costruzione di che? Cioè, non lo so. Costruzione di che cosa? Di casa, di cosa? No? Attività edilizia? Sì. Quindi sono fuori del contrabbando? A me mi risulta di sì. Ah, voi per quanto tempo avete operato nel contrabbando? Ma sono 6-7 anni che non faccio più il contrabbando. Quindi fino a che anno? Ma diciamo nel 70, massimo al 79. E dopo che avete fatto? Niente. E come siete vissuto? Con i guadagni del contrabbando che avevo fatto prima, no? Investendoli o facendo, insomma. Con i guadagni in che modo, insomma? Che avevo accumulato prima del 79. Li avete investiti queste somme? No, no. L'ho messo sotto la mattonella e piano piano mangiava, insomma. Cioè, e dopodiché non avete avuto nessun rapporto? No. Beh, il nipote di Michele Zazza, sì, ma avete detto che sapete, insomma, colmino, che Zazza operava nel contrabbando anche lui, no? Sentito dire, non ho detto. Ecco, e come potete spiegare al tribunale che voi, anche voi, avendo anche voi operato per
Sì. Anni, no? 7-8 anni avete sentito il contrabbando. Come mai non siete entrati in rapporto con vostro zio? Ecco, così. Posto che indicato Michele Zazza come uno di coloro, delle persone che in questo campo avevano, non dico un'esclusiva, ma che comunque avevano un vasto raggio d'azione, insomma. Ecco, come vi spiegate che voi non avete avuto nessun rapporto di lavoro, diciamo, con vostro zio? Non è nata la combinazione. Eravate in cattivi rapporti, ecco, questo volevo domandare, insomma, non andavate d'accordo, no? No, ognuno si faceva i fatti suoi, cosa? Dunque, avete detto che Zazza Salvatore si dedicava all'attività edilizia, sempre questo, ma a un certo punto. Che io mi ricordo sempre. Sempre l'ha fatto, da chi l'avete conosciuto? Voi siete il nipote, naturalmente, di Zazza Salvatore. E sapete il soprannome di Zazza Salvatore? No. Non sapete se è chiamato Turillo? Io gli ho sempre chiamato zio e basta. E si chiama Salvatore, sì. No. Degli Esposito attualmente vostri coimputati? Il padre da bambino, perché io ho abitato a San Giovanni, ma cioè Tobia? Tobia, sì, ma tanti anni fa. Ora, Esposito Tobia proprio riferisce di aver ricevuto proprio da voi, cioè questo lo dice Lauri, che Esposito Tobia avrebbe avuto da voi un appartamento dove rifugiarsi. A Corso San Giovanni. È vero questo o no? Dove io mi sono rifugiato? No, un appartamento che voi avete messo a disposizione di Esposito Tobia. No. Quanti avete avuto? Casillo Vincenzo. Hai visto? Ma io... Non lo conoscete neppure per soprannome? Era soprannominato Nirone? No, non lo conosco. Ci sono altre domande per il presidente? La difesa ha domande da rivolgere? Presidente, chiedo scusa. No, le date... Potete dirci qualcosa? Avete avuto qualche occasione di incontro? No, mai. Non lo conosce neppure? Sì, di vista così, ma non... Circa un attentato che voi avete subito? Chi ha subito l'attentato? Io? Sì. Ma io non ho subito un attentato, si vuole forse dire che io ho subito un attentato. Non è vero. Non lo escludo nel modo più assoluto. Voi foste invitato in un'occasione da tale De Falco? No. Io sono andato in ospedale e io ho stabilito di passare per quella strada. Perciò escludo che sia un attentato, non esiste. Che è successo in quella strada? Mi hanno sparato, sono stato sparato, però io escludo. E questo non è un attentato, insomma, non erano dirette a voi quelle. Ma non lo so, non lo posso stabilire io. Però se io esco dall'ospedale, e in quel momento il mio cervello mi fa dire che voglio passare per quella strada, gli attentatori mica aspettavano sempre lì, no? Giusto, no? Beh, non può essere che vi seguivano e vanno atteso fin là. No. Perché lo escludete? Lo escludo perché sono uscito dall'ospedale, mi sono messo in macchina, avevo tutto il tempo di farlo lì fuori. Comunque, voi per questo fatto, per questo episodio, avete avuto degli incontri, degli accordi? No. In tutto questo Spavone non è mai entrato? No. E questo De Falco che ho nominato prima lo conoscete? No. Avete dichiarato di conoscerlo? No. Al giudice? Forse. Beh. Adesso l'ho visto perché abbiamo fatto il processo e lo posso escludere. Quindi quando avete risposto al giudice istruttore eravate incerto? Sì. E come mai eravate incerto? Forse qualche defalco avete conosciuto, insomma. No, ma io dicevo no. Forse, non come attentatore. Cioè lui parlava come persona. Sì, come persona, certo, se lo conosceva. E io mi sono riservato se lo conoscevo o no. Adesso che siamo andati a fare il processo, vedendolo fisicamente, posso escludere che non lo conosco. Non l'avete mai conosciuto? No. Altre domande? Anni.
Abita qualche vostro parente? O no. Voi avete qualche abitazione? Qualche riferimento? Mai avuto abitazione? O parente di vostra moglie? No. Cioè qualche parente mio, sì. Ho due fratelli miei che abitano lì. Perché non lo dite al tribunale? Questa è la domanda. Oh, sì, qualche vostro parente. Sì, quasi, voglio precisare una cosa. A me, stando così, mi sento molto negli imbarazzi, cioè mi sento imbarazzata, è chiaro, no? Perché siete lì? Cioè, questo microfono, il pubblico, sono timido, mica è colpa mia. Ok, va bene, allora ripetiamo la domanda, sì. Rispondete. Dunque, a Corso San Giovanni, sì. Qualche parente, c'è qualche parente vostro che ha. Sono due fratelli miei. Chi sono? Mazzarella Gennaro e Mazzarella Vincenzo. Ah, dove abitano precisamente? La strada non la conosco, precisamente, cioè, so che abitano a San Giovanni. Non proprio a Corso San Giovanni? No, no, a Corso San Giovanni no. A Corso San Giovanni non avete nessun recapito, nessuna... No, mai avuto recapito. A Corso San Giovanni. Volevo precisare una cosa, signor Presidente. Il dottor Mancuso dice nella sua istruttoria, come si dice, no? Che è vero che il Mazzarello Cire è stato a lungo tempo in galera, però gli gestiva gli interessi di Mazzarello Cire e il cugino Mazzarello Cire. Che a me mi risulta, io non ho avuto mai cugini che si chiamano Mazzarella Cira. Questo è che vale riferito, questo non lo dice il giudice. Non lo dice, io l'ho letto comunque. C'è scritto, non so dove, insomma. No, c'è il riferimento, Presidente, tra la requisitoria e l'ordinanza. C'è questo. Lo volevo precisare, comunque. Siete imputato insieme ai Boccia. Sì. Come sono soprannominato, lo conoscete? Sapete come sono soprannominati i Boccia? Bucciadiello. Bucciadiello. Ah, cosa ci potete dire dei vostri rapporti con i Boccia? Cioè, i rapporti con Antonio, che sembra un rapporto di infanzia, che poi sono 20 anni che non ci frequentiamo più, perché io sono stato cresciuto a San Giovanni. Però 25 anni fa sono andato via a San Giovanni. E a tutto che abito a Santa Lucia, ho sempre abitato a Santa Lucia. Perciò sono rapporti di infanzia, che lui era anche più grosso di me, io ero un bambino, è chiaro. Questo è il rapporto. E quindi i rapporti si rifanno a quel periodo di infanzia e non sono stati mai ripetuti successivamente. No, ma io voglio preciso questo, quando si parla di San Giovanni, cioè le mie conoscenze di San Giovanni si riferiscono dall'infanzia fino all'età di 20 anni, poi a 20 anni io sono andato via definitivamente a San Giovanni, da San Giovanni, e ho abitato sempre a Santa Lucia dal 60 ad oggi. Cioè, se c'è qualche amicizia o conoscenza, si riferisce sempre a una data molto antecedente. Ma sempre in riferimento a quell'epoca, avete avuto qualche attività in comune con i Boccia o no? Mai. Fatto mai qualche affare insieme, ecco, insomma, che... no mai. Ora voi, dagli atti risulta che nel 1982 siete stato arrestato proprio insieme ai Boccia, come vi spiegate? No, ve lo spiego subito. Dica. Proprio in una casa, sì. Ecco, di parenti di Boccia. Sì, però io non è che dormivo là. Mia moglie aveva desiderio di vedermi, lei e i miei figli. E mi mandò un appuntamento che mi aspettava in quella casa. Sono andato lì, dopo mezz'ora, un 3-4 ore, mi hanno arrestato. Ma perché proprio in quella casa? Questo lo dovete domandare a mia moglie, non a me. Io sono andato all'appuntamento di mia moglie, non in quella casa. E non vi spiegate perché vostra moglie ha indicato? Ma forse fra donna hanno chiesto, non lo so, non... Ha chiesto il favore di dargli un po' di tempo, però, non lo so. Lì in quell'occasione furono trovate delle armi. Sì. Come vi spiegate la presenza di armi? Che non sono mie, non lo so. Perché ho avuto anche un processo per questo, no? Sì, certo. E sono uscito a salto, non è? Altra domanda. Sardo Formicola? No. È il nipote di Lauri? No. Signor Presidente, ma la domanda più giusta, secondo me, si dovrebbe domandare a me se io conosco gente di Santa Lucia. Perché, ripeto, io sto da 25 anni, abito a Santa Lucia.
Perché mi si vuole fare abitare a forza a San Giovanni? Io non ho capito questo fatto. Cioè, non vi muovete da Santa Lucia? Stata sempre... Non c'è motivo, non c'è ragione di andare a San Giovanni. Se io sto a Santa Lucia, non vedo il motivo perché dovrei stare a San Giovanni. Né quelli di San Giovanni vengono da voi, insomma. E chi lo dice questo? Domandare. Non mi risulta, cioè mai, perché non c'è questo connesso, insomma. E a Santa Lucia, ecco, chi conoscete, insomma, ecco. Come? A Santa Lucia siete in rapporti con altri, o se io... No, io abito a Santa Lucia e vivo. E così? No, vivo di vento, comunque vivo, vivaggio, diciamo, per dire meglio. La vostra famiglia com'è composta? Sono io, mia moglie e quattro figli miei. Due all'università andavano, che adesso non ci vanno più, perché i fonti vanno sempre a diminuire. No? E dove vivono con voi questi figli? Sì. Vivevano con voi? No, vivono con me. Beh, adesso siete in carcere. Ci sono altre domande? Signor Presidente, chiedo scusa. Se può dire di essere a conoscenza della ordinanza della Corte di Cassazione pronunciata l'11/12/1985 che in accoglimento del ricorso proposto al... C'è stato il provvedimento che gli è stato comunicato dal Tribunale di Libertà. No, signor Presidente, ho detto se sì, è in grado di dire di essere a conoscenza del provvedimento della Corte di Cassazione di annullamento, di accoglimento del ricorso del pubblico ministero fin dall'11/12/85 e cioè data di emissione di quel provvedimento nella Camera di Consiglio. Non vedo Presidente, la, come lei sa, di questa domanda. Beh, la ragione le la spiegheremo se lei consente. La Corte di Cassazione si riunisce e decide se accogliere o meno un ricorso proposto dall'imputato o dal pubblico ministero. In quella circostanza noi sapevamo che c'era un appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari, un ricorso per Cassazione avverso la concessione di un provvedimento di arresti domiciliari. Sapevamo anche che l'11/12/1985 la Corte di Cassazione avrebbe deciso in Camera di Consiglio. Può chiedere all'imputato se anche lui, fin da quella data, seppe il tenore di quel provvedimento della Corte di Cassazione. Ha avuto un momento. Conoscenza. Signor Presidente, se non nei modi di legge, insomma, se vuole fare una denuncia in questa sede, non lo so. Ma, signor insomma, Presidente, tramite i difensori, ovviamente, era allora, un problema. Allora, risulterà dagli atti, mi esibirete l'avviso che avete avuto dalla Cassazione. Non sia avviso, signor Presidente, è un provvedimento. Mi sembra che voglia dire che sin dall'11 l'abbia saputo, insomma, mi sembra, io sono stato in Cassazione, in Camera di Consiglio, insomma, noi depositiamo. Sì, depositiamo sì. E poi si sa, si sa lo stesso giorno, insomma. Signor Presidente, ma se un ricorso è stato accolto, quindi no, questo lo potete dimostrare. No, Presidente, chiedo scusa, se un ricorso è stato accolto o è stato rigettato, lo si sa nella stessa giornata. No, il deposito poi della motivazione è successivo, ma l'accoglimento o meno del ricorso lo si conosce nella stessa giornata. Comunque è una domanda, se vogliamo verbalizzare, ma non è una domanda. Beh, signor Presidente, poiché noi abbiamo tutta una questione da fare in ordine all'assenza di un pericolo di fuga che è stato sempre evidenziato come uno dei motivi principali che nel tempo hanno determinato. Ma guardi che l'annullamento con rinvio, quindi non era un annullamento che ripristinava lo stato di custodia in carcere, ma era un annullamento. Ma quanti difensori sono costituiti per l'imputato? Va bene, allora a questo punto difensori. Il difensore avvocato Arcella, Presidente. Arcella chiede di domandarsi all'imputato se fosse stato a conoscenza sin dall'11 dicembre 85 dell'ordinanza. Beh no, ma la domanda è una 85 del provvedimento, che è una sentenza, no? Della sentenza della Cassazione. La domanda è stata fatta, questa è una domanda che va fatta. Di annullamento. Ma lui lo sa, non lo deve dire. Dell'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari. Il pubblico ministero su questa domanda ha da fare dei rilievi. Ma io mi opporrei perché non è attinente ai fatti dei quali ci stiamo occupando. Il pubblico ministero si oppone all'ammissione della domanda.
dimostrare l'assenza del pericolo di fuga. Questo è. Esatto, questo. Esatto. Beh, il Presidente ha ritenuto che la domanda... non appare allo Stato rilevante ai fini del decidere, ne rigetta l'ammissione. Signor Presidente, io le ho anticipato, chiedo scusa, che i difensori, dopo l'interrogatorio del Mazzarella, formuleranno tutta una serie di richieste attinenti sia alla avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare, sia alla necessità, a parere della difesa, di ripristinare quantomeno lo stato di arresti domiciliari. Ora, evidentemente, se io le ho fatto quella premessa, la domanda tendeva a poter corroborare di alcuni elementi, allora, quella istanza che si andrà a formulare. Aggiungo allora che la circostanza sarà oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Va bene. Va bene. Altre domande? Cosa volete dichiarare? Dunque, il discorso è questo. Lei prima mi ha fatto presente della fuga, no? Però giustamente, come diceva l'avvocato, dopo la fuga io ho dimostrato ampiamente, più volte, che questo pericolo non c'è più. A me mi hanno arrestato nell'82, no? Dopo la fuga. Associazione, mi diede la libertà provvisoria, si appellò il PM, cioè voglio dire un po' la storia mia, sono uscito da Ascoli il 4 agosto. Questa risulta tutta dagli altri, no, Mazzarella, è inutile che ripetiamo, insomma. No, io voglio il tribunale ha ritenuto che questa circostanza no, non mi, era... mi concede, signor Presidente, voglio smentire il fatto di questa fuga. Io sono andato a Roma, il PM si è appellato, no? La Cassazione ha accolto il ricorso del PM in base alla mia libertà provvisoria. Io lo sapevo, non è che sono scappato. È chiaro, no? Mi hanno dato gli arresti domiciliari. Ho rispettato gli arresti domiciliari. Da come io ho detto, posso dimostrare, perché ci sono le bombine oggi che Achille Lauda telefonava a casa, io sapevo che mi dovevano arrestare e sono rimasto lì. L'altro venerdì sapevo che mi dovevano arrestare, sono rimasto a casa. Questo è il discorso. Va bene. Il tribunale prende atto. Conoscete Alfredo Bono? No. Neppure di nome? Non l'avete mai sentito nominare? No. Risulta dagli atti, anche se oggi non si procede per i reati, sì, che vi sono contestati, e che, in relazione ai fatti di Roma, però dagli atti risulta una serie di telefonate che voi avete avuto, di intercettazioni ci sono state sul punto. Giusto, no, una sola telefonata risulta. E me l'ha contestato il PM a Roma. Sì. Giusto, io ho già dato ampiamente spiegazione. Se lei vuole che io risponda. Comunque confermate che non conoscete questa. No, no. Né avete avuto mai colloqui telefonici o altro di altro? No, ho avuto solo quella telefonata. Era quindi proveniente da Alfredo Bono? Sì, così mi è stato, cioè, mi è stato detto dal PM, non, io non lo so. Voi non sapevate che si trattava, no, di lui? Vale. I vostri attuali coimputati, chi conoscete? E chi sono gli attuali? Li avete visti, siete stati insieme, no, in ma... carcere, siete stati... In cioè... particolare conoscete per esempio 40 Mario? No, mai sentito nominare. 40 Mario è indicato sempre dall'accusa come uno che faceva parte del vostro gruppo. No. Con compiti da killer. Lo conosco questo. Non lo conosco. No. Ciriello. Chi è? Ciriello Giuseppe. Soprannominato Useluso. Mai. Non lo conosco però. Quindi delle persone che qui avete visto presente, insomma, chi conoscevate già prima? Cioè io chi conosco? Sì. Tobì, Esposito, torno a ripetere dall'infanzia. Ecco, sentiamo. Boccia, Antonio, e poi il resto li conosco così perché ci siamo visti qui dentro. Ecco, non li conoscevate prima? No. Tutti gli altri? No. Beh, Zazza Salvatore per esempio lo conosceva. Sì, è chiaro. Cioè io li intendo come si vuole intendere. Cioè di conoscere persone con cui avete avuto rapporti, diciamo. Che oggi conoscere bisogna stabilire come si conosce. Di visto conosco tante persone. Vabbè. Altre domande? No. Allora può essere riportato in casa.